Mancano ormai poche ore all'inizio della notte più lunga dell'estate, sabato 23 luglio va in scena la Notte Bianca di Marotta. Come sarà questa quinta edizione? Ma sicuramente una bella edizione, piena di eventi, di musica, di spettacoli, di balli, di mostre fotografiche, di cucina, quindi credo assolutamente una bella edizione, la quinta come le altre, insomma. Quest'anno, dopo i pirati, avete scelto il tema dei favolosi anni 70. Sì, ogni anno cerchiamo un tema accattivante, quest'anno abbiamo deciso di appunto rievocare gli anni 70 dove Marotta era una ridente località turistica con tanti stranieri, dancing, appunto ballo e niente, un po' per rievocare, un po' per sperare che in futuro ritorni ad essere quello che era, insomma. Negli anni 70 ci si divertiva anche con un jukebox e una chitarra. Cosa proponete ai partecipanti per questa serata? Beh, come dicevo, tanta musica e sì, gruppi che suoneranno musiche degli anni 70, per cui un ricordo per chi li ha vissuti sarà occasione per far conoscere queste musiche che tuttora si ascoltano spesso in radio, che sono ancora belle ai giovani, quindi per tutte le età. E tanta musica, diciamo, ecco, tanto divertimento. Il vostro motto è sì al ballo, no allo sballo. Ci sarà anche un occhio verso la sicurezza? Beh, assolutamente sì, insomma, sarà una sicurezza ben organizzata, strutturata dalla prefettura, dalla questura, dal comune. Ci sarà una sorveglianza discreta, non invasiva, ma comunque per far vivere tutti in tranquillità, assolutamente sì, insomma, ci sarà un controllo, come dicevo, su tutta l'area della festa, discreto, ma ci sarà. Vogliamo dare qualche suggerimento su come vestirsi, qualche abito anni 70? Beh, magari non sono lo stilista più adatto, però mi viene in mente il pantalone a zampa d'elefante, la camicia con un becco particolarmente lungo, camicia a fiori. Basterebbe sui vari siti andare a ricercare John Travolta, Saturday Night Fever, qualche film, qualche straccio così. Ecco, quindi i suggerimenti sono questi, insomma, non so. Allora, l'appuntamento è per sabato 23 luglio, giusto? Sì, a tutti invitiamo di venire a Marotta perché crediamo, ecco, che ci sia una serie di eventi che è assolutamente per tutte le età, dai bambini con uno spazio giocolandia con gonfiabili a tutti, insomma, figli e genitori, anche qualche nonno.